Gallerie dell'Accademia si è aperta una mostra eccezionale, il quadro che vediamo alle spalle, un Tiziano mai visto, non perché non fosse mai visto, ma era 25 anni che non tornava a Venezia. All'Ermitage è stato restaurato, un lunghissimo restauro, e ora è tornato alle Gallerie dell'Accademia. Chiediamo al professor Giuseppe Pavanello di raccontarci questo viaggio del quadro di Tiziano, uno dei primi capolavori tra l'altro. Del pittore. In effetti è la prima volta che il quadro torna a Venezia dal Settecento, quando è stato venduto nel palazzo Loredan Vendramin Calergi, l'attuale casinò, sul Canal Grande, per passare in Germania e quindi poi passare per acquisto della zarina Caterina II a Pietroburgo, al Museo dell'Ermitage, quindi adesso. Quindi è un'occasione unica per vederlo, anche perché poi il quadro non sarà più prestato, quindi non uscirà più dal Museo dell'Ermitage. Come vedete anche dalle dimensioni del dipinto, che riporto anche la mia figura, si tratta di un quadro molto grande, infatti è largo 3,5 metri, e questo vuol dire molto, cioè si passa da una dimensione piccola come da una fotografia a un technicolor, diciamo una dimensione cinematografica, e lo sviluppo del paesaggio che c'è in questo dipinto è veramente straordinario. Quindi per la prima volta nella Venezia dei primi anni del Cinquecento, siamo intorno al 1510, noi abbiamo una estensione della visione del paesaggio veramente straordinaria. È il momento dell'Arcadia del Sannazaro, un testo che ha avuto un grandissimo successo. Cioè il paesaggio che cos'è? È il mondo della natura, degli animali, che vivono diciamo una dimensione ideale, no? Come era nelle georgiche di Virgilio, nella classicità. E chi ha inventato questo tipo di paesaggio, dopo alcune sperimentazioni di Giovanni Bellini, è stato Giorgione, e quindi Tiziano l'ha portato a questa dimensione atlantica, diciamo, di grandiosità. Oltre al bellissimo quadro di Tiziano, che risplende di tutti i suoi colori dopo il bel restauro, ci sono in mostra altri quadri, uno preziosissimo di Bellini che viene da Firenze, altri come il San Girolamo di Lotto, per cui si crea qui un ambiente rinascimentale, speciale, che vede i grandi maestri veneziani qui riuniti. Sì, si comincia con Bellini, siamo alla fine del 400, con un capolavoro che voi vedrete appunto nelle immagini, cioè sono figure di santi nel paesaggio. Poi c'è il tramonto di Giorgione che viene dalla National Gallery di Londra, in cui il paesaggio diventa ancora più protagonista e le figure ancora più piccole, quindi c'è un diciamo, cambio di rapporto, no? Non più grandi figure nello sfondo paesistico, ma grandi aperture paesistiche con figure piccole. Quindi la tempesta, dove le figure sono ai lati del dipinto e invece il paesaggio domina centrale. Quindi Tiziano, Lorenzo Lotto, e poi abbiamo il confronto con il Nord, con due grandi dipinti di Hieronymus Bosch, due capolavori, un mondo completamente diverso da quello di Giorgione e di Tiziano. E quindi abbiamo le due diciamo, campane, no? Cioè Sud e Nord Europa, alla scoperta di paesaggi completamente diversi. Abbiamo anche l'incisione di Dürer, che sta qui accanto a noi, con lo stesso tema del Tiziano, cioè anche delle fughe in Egitto. Completamente diverso naturalmente da quella che è l'espressione nostra. Noi abbiamo l'Arcadia, questo mondo ideale, loro hanno un mondo invece più misterioso, con il bosco di Dürer è un bosco dove non si avrebbe tanta voglia di addentrarsi, no? Mentre nel quadro di Tiziano invita, come diceva Langarotti nel Settecento, a passeggiarvi dentro. E già il tema della fuga in Egitto è un tema che rispecchia questa problematica e anche questa influenza della pittura nordica sulla pittura veneziana, non soltanto dal punto di vista tecnico ma proprio dal punto di vista del tema. Sì, ci sono delle influenze naturalmente nordiche, però la trattazione è completamente originale. Infatti Venezia all'inizio del Cinquecento, con Giorgione e poi con Tiziano, inventa un modo nuovo di guardare la natura, che è il contrario di quello che veniva a Roma con Michelangelo e Raffaello, Cappella Sistina e le Stanze Vaticane, che invece fanno perno sulla figura umana. E Giorgione è stato forse il primo a raccontare questo paesaggio straordinario. Senz'altro, basti vedere il tramonto, che voi vedrete adesso nelle immagini, che sta nell'altra sezione della mostra, possiamo andare, e nella tempesta, la tempesta che è il leitmotiv, diciamo, delle Gallerie dell'Accademia. È il quadro, diciamo, sì, leader delle Gallerie dell'Accademia, che noi vediamo qua, dove noi abbiamo proprio due figure che stanno a lato, no, del quadro, e il paesaggio, diciamo, è proprio protagonista. Dominante. Oppure nel tramonto, eccolo qua, vediamo questo alberello al centro, no, pur esile, è proprio protagonista. Come ha scritto Adriano Mariuzzi, professore dell'Università di Padova, appunto,
nel suo saggio che abbiamo ripubblicato nel catalogo, alberi come personaggi, cioè l'albero diventa un personaggio, come una figura umana. Grazie.